Algeria, terra infinita. Un'emozionante mostra collettiva a Castel dell'Ovo raccoglie le opere di artisti algerini e italiani che raffigurano con inventiva visionaria suggestioni e temi da un altro paese del Mediterraneo. Un paese con una cultura millenaria che incrocia a tratti le sue radici con quelle dell'Europa. L'Emir Abdelkader è una figura più che mai attuale perché lui salvò 15.000 cristiani dalla persecuzione da fanatici. E quindi rappresenta quanto chi sente veramente la fede nel cuore, al di là dell'appartenenza religiosa, si adopera per il bene. La figura di Sant'Agostino, che è appunto algerino berbero, ha portato ricchezza alla nostra cultura occidentale, perché con i suoi testi tutto là è un padre della Chiesa cristiana. Quindi ho voluto risaltare questa figura che ha arricchito noi. E in mano c'è il libro La città di Dio, scritta in arabo, per portare anche conoscenza al mondo arabo la saggezza di Sant'Agostino. Nelle opere che mescolano cultura africana, araba, berbera ed europea, vive la complessità di universi stratificati e policromi, mentre in alcuni lavori si leggono allusioni esplicite alla pittura rinascimentale italiana o compaiono addirittura scenari napoletani del presente, metafora viva dell'intreccio e del dialogo fra culture. Davvero una mescolanza di arte e di cultura che attraversa il Mediterraneo, senza confini, con una grande profondità e sensibilità. Sono davvero contento che questa città diviene sempre più il luogo dell'arte, della cultura e di una contaminazione bella di culture, religioni e popoli, come la storia della nostra città e dei popoli del Mediterraneo. È importante che questa città abbia ritrovato proprio nella cultura la sua arma di riscatto in un momento in cui si vede tanta subcultura in giro anche nel nostro paese. Je voudrais également remercier tous les artistes. Vorrei ringraziare tutti gli artisti algériens et italiens. Algerini e italiani qui vont faire de ce mois de l'Algérie à Naples che renderanno questo mese dell'Algeria a Napoli un successo e un message en même temps. La mostra potrà essere visitata gratuitamente fino al 26 marzo.